lite ferisce il collo con un rasoio l'ex moglie, l'uomo è ora ricercato. 4 maxi multe in meno di 24 ore ad altrettanti turisti beccati a fare il bagno nei canali. Dopo la bomba d'aria di giovedì, il litorale veneziano cerca di rialzarsi per il Ferragosto. Da capro espiatorio di tutto ciò che non va in Italia, noto affermato opinionista radiofonico, è Gianni Scarpa. Edizione di Venezia dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, la cronaca che ci porta a San Donà di Piave. Al culmine è di una lite, aggredisce l'ex moglie e la ferisce al collo con un rasoio. Il terribile fatto di cronaca appunto accaduto a San Donà. La donna è ora all'ospedale ma per fortuna non in pericolo di vita. L'uomo invece è tuttora ricercato dai carabinieri. Una larga chiazza di sangue sotto uno dei tavoli da picnic nell'area del parco fluviale di San Donà di Piave. È qui che stamattina un uomo ha aggredito l'ex moglie ferendola al collo con un colpo di rasoio. Ed è un miracolo che vi si possa raccontare di un tentato omicidio, perché per come si sono svolti i fatti, quella disumana violenza avrebbe potuto provocare l'irreparabile. Il dramma si è consumato durante una giornata come tante in quell'area verde, a quell'ora frequentata da più di qualche turista e residente del posto. Sono diversi i testimoni ad aver assistito alla scena e ad essersi precipitati a soccorrere la donna ferita che ha 48 anni, è di nazionalità romena e risiede a San Donà. Sull'ex coniuge i carabinieri hanno scelto di non diffondere dati per esigenze di indagine. Dell'uomo si sa che è dell'est, che vive in Germania e che dopo l'aggressione è fuggito a bordo di una Tiguan di colore scuro, forse nero. I carabinieri della compagnia di San Donà hanno diramato le ricerche, ma fino a questo momento l'uomo pare essersi volatilizzato. La povera donna è stata raggiunta dall'ambulanza e stabilizzata dal personale sanitario prima di essere trasferita in ospedale dove si trova ricoverata e solo per un caso non è in pericolo di vita. L'area verde, teatro del dramma, è stata setacciata minuziosamente dai militari a caccia del rasoio che l'uomo ha usato per ferire l'ex moglie. Anche di quel micidiale strumento non è stata trovata traccia. Ai carabinieri la 48enne ha fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'episodio e l'ipotesi di reato è di tentato omicidio. Cambiamo argomento. 4 multe in meno di 24 ore ad altrettanti turisti pizzicati a fare il bagno o in procinto di tuffarsi in Canal Grande a Venezia. L'assessore Renato Boraso, ci aiutino anche le strutture ricettive. Vediamo. Quando ha saputo che l'aveva fatta grossa, ha sfogato la rabbia che aveva in corpo sul suo borsone appoggiato in fondamenta a Calle del Megio. È un giovane australiano, il quarto turista sanzionato in meno di 24 ore da polizia e dagli agenti della locale per un bagno in canale. Il ragazzo, che era assieme a un amico già uscito dall'acqua, è stato visto nuotare attorno a mezzogiorno da un tassista che ha chiamato subito la polizia. In zona sono arrivati anche gli agenti della locale che stavano eseguendo un sopralluogo per la prevenzione del moto ondoso. Ci hanno segnalato due australiani a nuotare alla fermata San Marcola di fronte al casinò e li abbiamo pescati, scusatemi la battuta, lì a nuotare questi due ragazzotti australiani. È chiaro che abbiamo combinato la prima multa con un'ordinanza a 450 euro. A nulla sono valse le giustificazioni di uno dei due che ha giurato di non essere a conoscenza del divieto. È incredibile non sapere, è evidente che qui bisogna intervenire anche sul sistema di quello che è la recettività, perché potrebbe anche essere che uno non sappia, bisogna lavorare assieme a chi fa la recettività in queste città, alberghi eccetera, per informare che questa non si può notare. E che non si può continuare a fare i propri comodi a Venezia, che in questa estate ne ha viste di tutti i colori. Ha funzionato in questo caso la collaborazione stretta fra la municipale e le altre forze di polizia, che hanno stretto le maglie contro ogni forma di degrado. Durante la notte altri due giovani turisti tedeschi sono stati sanzionati dalla polizia perché sorpresi in acqua nel sestiere di San Marco. Lunghe code in questo sabato che precede il ponte di Ferragosto sulle strade verso il mare, camper e auto verso il litorale. Litorale, ricordiamo, devastato dalla tromba d'aria di giovedì, situazione tra l'altro che solo il lavoro di centinaia di uomini sta pian piano riportando alla normalità. Il grosso problema ora è smaltire gli alberi già tagliati e fatti a pezzi. Vediamo.
Finalmente abbiamo la viabilità ripristinata, le strade pulite, abbiamo messo in sicurezza tutte le alberature che erano cadute e quindi oggi mi sento assolutamente tranquilla. Se ieri la devastazione portata dal vento era sotto gli occhi in tutta la sua violenza, già oggi, grazie al lavoro incessante di centinaia di uomini, il paesaggio del litorale veneto sta ritornando alla normalità. A Jesolo è emergenza pressoché rientrata, così come a Bibione. Le situazioni più complesse rimangono quelle di Rosolina e Cavallino Treporti, operativa da 48 ore a poche centinaia di metri dai campeggi maggiormente colpiti di Cavallino, l'unità di crisi comunale. Sicuramente il problema grosso sono le alberature, che sono tante, circa 2000 se non qualcosa in più, e quindi questo ci è fonte di preoccupazione per lo smaltimento, per continuare l'attività di taglio e sistemazione, perché nel momento in cui l'alberatura è divelta deve essere affrontato questo tema, tolto, e stiamo procedendo in tal senso. Alcune zone sono ancora in blackout. Il problema è sicuramente l'Enel, che non è ancora riuscita a ripristinare la rete elettrica su tutto il territorio. Abbiamo ancora qualche piccola zona che sono senza energia elettrica, sì. Smaltimento dei rifiuti, problema anche sul fronte agricolo, quello del nylon, delle serre scoperte, 200, a cui se ne aggiungono altre 50 abbattute. Noi abbiamo fatto questa mattina un giro, un sopralluogo con gli agricoltori e siamo fortemente preoccupati per le coltivazioni. Abbiamo affrontato il tema del nylon, abbiamo ragionato con le categorie per approntare dei punti in cui possano essere stoccati per poi procedere allo smaltimento, ma il problema grosso è il raccolto. Già la stagione per gli agricoltori non è proprio favorevolissima e quindi siamo assolutamente preoccupati. Si lavora senza sosta per salvare il Ferragosto. Assolutamente un Ferragosto in tranquillità, in sicurezza, gli eventi che erano programmati vengono confermati. Andiamo a Sottomarina e torniamo a parlare della spiaggia fascista, perché per il suo titolare Gianni Scarpa si è aperta una carriera radiofonica. Sentiamo. Da capro espiatorio di tutto ciò che non va in Italia, noto e affermato opinionista radiofonico. Gianni Scarpa, titolare della discussa Playa Punta Canna di Sottomarina, caso mediatico d'inizio estate per i riferimenti al ventennio di cui era costellata, è ancora sotto indagine per apologia di fascismo. Ma la cosa non sembra fargli perdere il sonno. Da una settimana partecipa ogni mattina allo show radiofonico di Alberto Gottardo su Radio Padova, esprimendo le sue opinioni con la consueta schiettezza che irrita alcuni palati e ne delizia altri. E sono già diventati leggenda i suoi gustosi siparietti col conduttore, di fede politica opposta ma dotato di simile verve. È bello andare in diretta, te sei molto bravo, sei comunista, però vedo che andiamo molto d'accordo e quindi lavoro, se si può dire lavoro, passo il tempo volentieri con te la mattina. Contro lo show si sono già scatenate sulla rete le immancabili polemiche dei soliti moralisti, inferociti in particolare con Gottardo, noto opinionista di sinistra, per la sua presunta collusione col nemico. Attacchi che non sono riusciti a rovinare il buon umore di chi ha imparato a infischiarsene dei pregiudizi. Gli amici di Rete Veneta ci chiedono un saluto, Gianni, allora salutiamo Rete Veneta. Certo, vi saluto tutti e vi ringrazio, so che le vostre interviste sono state positive per me, vi ringrazio tanto, la vostra trasmissione che fate di sera, Focus, mi piace, siete un bel programma, vi saluto e vi ringrazio tutti. E con questo servizio si chiude questa edizione dei nostri notiziari, una buona serata a tutti.